Proprio da fare una riflessione proprio qui dentro da questo luogo, no? Partendo dall'università, sulla, chiamiamola in senso largo, un po' ottocentesco, questione culturale, no? Che in questo momento, diciamo, in questo momento storico in senso largo, negli ultimi 2 anni, con maggiore intensità nell'ultimo anno, è diventata questione centrale, a partire dalle mobilitazioni degli studenti, che poi si sono estese a quelle dei ricercatori, ma che hanno saputo porre, non solo in forma di vertenza rispetto alla riforma, la questione dei saperi, delle conoscenze, della produzione culturale, della formazione, in termini ovviamente ampi e condivisi. E quindi tutto quello di cui stiamo parlando in qualche modo è contaminato e germina anche da questa riflessione che immediatamente è diventata una forma di opposizione sociale. Quindi queste lotte, come dire, un po' anche nella novità che esprimono da lì e da qui, insomma, in qualche modo si originano e a cui anche devono tornare ad interloquire, partendo proprio dal discorso, no, dallo spunto iniziale, cioè attraversamenti multipli, la scena del contemporaneo, la contemporaneità, le narrazioni del presente, perché il discorso che stiamo facendo sulla cultura, un po' tutti negli spazi in modo diverso, ma ovviamente trattandosi anche della nostra professione, della nostra anche passione, dell'oggetto anche delle nostre vite, appunto la cultura, l'arte non è solo, e questo è già un elemento forse di differenza rispetto ad alcune lotte passate, non è solo un elemento di contorno, ma diventa l'oggetto, la forma e la pratica della lotta al tempo stesso. E quindi interrogarsi sulla contemporaneità non è più solo una questione estetica o puramente artistica, diventa immediatamente questione politica. E lo è in un paese che forse proprio per questo è, come dire, nella cultura si esprimono delle radicalità e delle insorgenze che riescono anche a prefigurare degli orizzonti avanzati, perché l'anomalia italiana è stata anche questa, un'anomalia tutta culturale, un'anomalia nelle narrazioni, siamo riusciti a metterlo fu a fuoco più volte anche negli incontri trasversali durante quest'anno, no? Questi 15 anni e anche il berlusconismo come forma del potere si è nutrita non solo delle forme tradizionali istituzionali, ma anche di una capacità di colonizzare il linguaggio, di colonizzare l'immagine, di colonizzare la narrazione e quindi qualcosa che riguarda anche da vicino i nostri linguaggi, dico nostri come artisti, ma dico come operatori dell'intelletto, operai dell'immateriale, come cazzo ci vogliamo definire. Allora, questo ci riguarda, in qualche modo ha anche visto una complicità degli artisti, degli intellettuali, di chi ha scritto la fiction che è andata in onda in questi 15 anni su tutti i canali televisivi, cinematografici, sui palcoscenici, sulla carta stampata, nell'editoria e quindi ne fa, come dire, una forma avanzata. E questo però, come dire, ci fa prefigurare un aspetto positivo di questa anomalia, cioè che là dentro ci sia un elemento di potenza dell'immaginario che però ha anche una presa immediata che diventa una elaborazione delle pratiche, una messa in condivisione, una modalità che in qualche modo condividiamo, che in questo momento si traduce in un'affermazione, cioè dentro la cultura e non a caso là dentro per questi motivi forse e non a caso a Roma, aggiungo, si stanno producendo delle lotte molto avanzate che prefigurano la possibilità di un laboratorio politico e lo intuiamo anche da quello che intravediamo nella possibilità di mettere in rete le nostre esperienze, che le specificità non sono elementi di distinguo, ma anzi diventano, come dire, possibilità di moltiplicare, di riarticolare i discorsi, ricontestualizzarli, riradicarli nell'immanenza, poi nelle contingenze concrete. Per quanto riguarda quello che riguarda, sta accadendo dentro il Valle, ma che un po' appunto ci stavamo in qualche modo anche dicendo dentro le specificità e che è elemento proprio dirimente di avanzamento e che credo segni anche un punto rispetto alle lotte in questo momento in Italia, è che quello che si sta producendo in queste esperienze è la capacità di produrre delle lotte che non siano solo difensive,
ma siano anche al tempo stesso immediatamente offensive, costituenti, che costruiscono immediatamente altre forme. E questa non è una cosa che spesso ripetiamo, la coincidenza per noi del dispositivo creativo e del dispositivo politico, detto altrimenti del comune che esiste, che intercorre tra l'arte e la politica. Entrambe sono sperimentazioni di forme nuove, di vita, di linguaggio, di immagine, di arte, di lavoro. Allora, quindi questa è la possibilità di costruire da subito dei processi costituenti, cioè la capacità di creare da subito nel procedere vivo delle lotte, che partono anche come lotte difensive rispetto al definanziamento che è comune a tutti i settori, rispetto alla mancanza di diritti, rispetto all'attacco violento che c'è stato appunto delle politiche governative rispetto a tutta una serie di settori, però immediatamente si traducono in altro e diventano anche prefigurazioni di istituzioni del comune. E le esperienze che stiamo vivendo ci fanno anche immaginare come queste potrebbero essere, cioè nuove forme di autogoverno, di istituzioni dal basso, condivise, cooperative, partecipate. Allora, al valle, come dire, se un po' dovessi identificare tre fuochi che possono servire anche per la discussione, e parte di questi fuochi sono già condivisi per una questione quasi di filiazione diretta col Cinema Palazzo, cioè l'occupazione del valle nasce in parte dall'attraversamento di quell'occupazione per alcuni di noi siamo anche occupanti del Cinema Palazzo perché siamo artisti residenti a San Lorenzo e quindi siamo, come dire, corpo vivo anche di quella cosa. Il lavoro col coordinamento cultura bene comune è un lavoro che nasce da tempo, con Lido, come dice, un riconoscimento genealogico proprio immediato, un'esperienza che oggi non c'è, ma insomma doveva essere presente, il Sale Dox, si è costruito l'occupazione epidemica del Teatro Marinoni dentro la mostra del cinema di Venezia, quindi già queste cose sono attive. Dovendo individuare tre nuclei molto velocemente, direi che sono appunto, ruotano intorno a tre questioni, a tre fuochi. Il primo è l'elaborazione di un modello culturale ed artistico che ha per noi tre assi fondamentali, cioè quello della formazione, quello della produzione e quello, diciamo, della programmazione. Quello della formazione entra immediatamente in collisione con il percorso che si sta facendo qua dentro dell'università, non solo, ne è ispirato, le riflessioni e anche le pratiche che sono state messe in campo dalle mobilitazioni degli studenti e dei ricercatori hanno immediatamente contaminato le riflessioni nostre sul nostro settore riguardo alla formazione. Quindi la formazione la decliniamo come formazione permanente, intendendo questo una formazione della cittadinanza, e qui ci riconnettiamo al discorso della contemporaneità, su cui in Italia c'è un problema: se non c'è, manca un'alfabetizzazione, manca una capacità di riconoscimento, è ovvio che il contemporaneo, certe forme di arte rimangono esclusivamente elitarie, e su questo noi dobbiamo saper fare una lotta politica radicale, perché non ci dobbiamo far sottrarre i linguaggi, la grammatica, l'elaborazione che diventa subito senso critico, ridiventa subito narrazione del presente e per me anche trasformazione del presente. E la formazione di base, ancora a partire dalla scuola fino all'università, la mancanza strutturale, storica, poi potremmo trovare dei momenti anche di fuoco per analizzarlo questa cosa, di una formazione sull'arte che non sia solo teorica, che non sia solo astratta, quindi anche una relazione tra il contemporaneo e l'accademia. Quello che si studia al DAMS arriva fino a un certo punto, è stato pensato esclusivamente, i DAMS italiani sono esclusivamente pensati e concepiti per costruire una classe di critici, di intellettuali esterni al lavoro materiale dell'arte, che è sempre anche un processo materiale, e sappiamo cosa produce, c'è una distanza tra l'accademia e il settore invece dove veramente creativamente si produce. E poi infine la formazione professionale, che si riconnette immediatamente al discorso del welfare, cioè il riconoscimento del diritto alla formazione permanente per i professionisti.
Sulla produzione che stiamo anche sperimentando nei luoghi, al Lido, al Cinema Palazzo, nelle forme di residenze, riguarda immediatamente le forme di produzione culturale, come si produce cultura, come si produce il lavoro intellettuale e creativo in Italia, come lo sottraiamo al ricatto, allo sfruttamento, ce ne riappropriamo e lo liberiamo. E ancora la programmazione, che non è solo il contenuto di questi spazi, ma diventa appunto dispositivo politico, no? Perché diventa la qualità della proposta, ma diventa immediatamente un discorso sui circuiti, e su questo noi dovremmo iniziare a fare un discorso, ce lo stiamo dicendo, ma iniziamo a praticarlo, cioè vediamo come mettere in circuito questi spazi che stiamo aprendo, perché immediatamente questa diventa anche, quindi, una forma poi che diventa forma anche alternativa economica di sottrazione, e il discorso dell'accesso alla cultura che avete prima toccato. Il secondo è ovviamente il modello giuridico, che è quello che stiamo elaborando dentro l'ipotesi della fondazione, che ha due assi portanti, cioè quello dell'autogoverno dei lavoratori dello spettacolo, quindi proprio in un principio che non è quello della competenza, però è quello dell'appartenenza, anche se volete passionale, cioè chi ama un luogo, chi ama un'attività e un'operatività è colui che deve o colei che deve occuparsi di quel luogo e di quell'oggetto. Rifiutiamo qualunque idea amministrativa o di governance per quello che riguarda la cultura e il lavoro intellettuale. L'altro è quello della gestione invece partecipata e allargata, che prefigura anche a forme di democrazia. Su questo stiamo lavorando, anche su un modello economico, ovviamente su forme di azionariato popolare, forme di campagna di raccolta di fondi che davvero sappiano superare quello che sempre ci diciamo, no? La dicotomia tra pubblico e privato. Poi andarlo a fare in Italia è molto complesso. Sì, allora ringrazio Milenia. Adesso chiamiamo Luca Ricci di Cresco. Allora, ricordiamo che l'assemblea del 10 dicembre al Teatro del Lido è alle 10:30. E niente, penso che sia importante sottolineare dall'intervento anche di Lenia, ma di tutti quelli che ci sono stati, come sia necessario immaginare delle battaglie che per forza di cose possono sembrare emergenziali, ma che noi dobbiamo sforzarci di non farle sembrare in questo modo, ma come immediatamente rifiutiamo l'idea di un corporativismo rispetto a chi e come devono essere portate avanti queste battaglie. Per cui ecco, cedo la parola a Luca di Cresco. Grazie, grazie a Margine Operativo per l'invito e insomma, agli studenti della Sapienza per l'ospitalità di questo incontro. Dunque, proverò a essere bravo come quelli che mi hanno preceduto e stare nei loro stessi tempi. Dunque, prima devo dire cos'è il Cresco, che è un coordinamento delle realtà della scena contemporanea che mette insieme 70 realtà diffuse su tutto il territorio nazionale italiano che programmano il contemporaneo. Sono realtà, come le definiva Alessandra all'inizio parlando di margine operativo, spesso ibride, cioè in molti casi negli ultimi 15 anni si è creata in questo paese proprio una generazione di programmatori, cioè di persone che creano, gestiscono teatri, spazi e che però nello stesso tempo, festival, però nello stesso tempo sono anche molto spesso artisti, in una confusione, se vogliamo, di ruoli, che però poi neanche nei suoi limiti, nei suoi punti di forza, insomma, la caratteristica vitale di questo sistema. Tutte queste artisti che sono diventati programmatori, curatori e direttori di spazi, di festival, di rassegne, di luoghi, hanno spesso proprio messo in pratica delle modalità di gestione innovative nella sostanza proprio, che hanno creato appunto luoghi di autonomia creativa e inventiva, via dicendo, ma nello stesso tempo evidentemente anche in relazione con, come diceva Gino, di Cultura Bene Comune, anche in relazione con i finanziamenti pubblici e i soldi pubblici, insomma una modalità come per esempio possiamo chiamare in America quello che è il cinema indipendente, che evidentemente non è quello gestito dalle grandi major, però nello stesso tempo non è che è un cinema che non riceve finanziamenti anche non solo privati, insomma anche pubblici, però insomma in una modalità di gestione, di autonomia gestionale che appunto ha creato poi anche la specificità e i nuovi modelli di gestione. Allora,
Però il punto è che tutto questo sistema, tutto questo mondo, che poi è estremamente differenziato anche nelle sue capacità economiche di penetrazione, insomma di comunicazione, perché mette dentro realtà che vanno, che ne so, da Roma Europa, che per parlare di cose romane, all'Angelo Mai. Sono evidentemente due livelli completamente diversi, però se voi andate a guardare le programmazioni di questi luoghi, in realtà gli artisti che ospitano sono spesso gli stessi in alcuni casi, e quindi questo significa che un sistema del contemporaneo, tutto sgangherato, frastagliato, nato un po' come una giungla, sostanzialmente senza un piano regolatore, come dicevamo prima, però esiste e sta in relazione, perché se spariscono gli Angelo Mai d'Italia, per fare un esempio, insomma, anche i Roma Europa, i Napoli Teatro Festival, insomma, le grandi strutture in qualche modo, poi non hanno quel bacino di luoghi dove di base in realtà si crea proprio la vita quotidiana di chi produce, di chi crea, insomma, l'innovazione dei linguaggi. E allora l'intuizione di Cresco è stata questa: proviamo a mettere insieme questi livelli, proviamo a far dialogare fra loro persone che si nutrono, perché questo non ce lo nascondiamo, anche di reciproca diffidenza, perché il mondo di noi che programmiamo e siamo artisti, insomma, all'interno della scena contemporanea, è un mondo di grandissima diffidenza, dove è veramente molto difficile provare a costruire vertenze comuni, per non dire poi progettualità comuni, insomma, dove tantissime volte sono soltanto superficiali i livelli di elaborazione collettiva. Allora, questo Cresco, che è nato da un invito casuale che era stato fatto a 100 operatori nell'estate del 2009, che programmavano il contemporaneo in Italia, ha dato vita a un nucleo di pensiero di una ventina di persone, che poi hanno elaborato i primi documenti, il manifesto e via dicendo, ed è stato fondato a settembre del 2010 a Bassano del Grappa, nel contesto del festival che c'era lì a Bassano del Grappa, Bassano Opera Festival si chiama, e adesso appunto mette insieme 70 realtà sparse dalla Val d'Aosta fino alla Sicilia, in una forma gestionale anche molto complessa, con delle antenne territoriali, per dire margine operativo è una delle due antenne sul Lazio, e poi ci sono, insomma, nelle varie regioni italiane sono 14 adesso queste antenne. E su cosa lavoriamo specificamente? Lavoriamo, diciamo, su 4-5 tavoli. L'idea è proprio quella di creare un laboratorio di pensiero che metta chi opera nel contemporaneo a contatto gli uni con gli altri, e che questo pensiero poi diventi anche un modello di azione. Per cui abbiamo creato questi 4-5 tavoli, che sono: uno sul welfare, abbiamo prodotto una serie di primi documenti, perché una delle caratteristiche di questo coordinamento è studiare. Cioè, ci siamo messi a studiare quali sono i modelli europei che funzionano, a studiare nel dettaglio, a provare a reimmaginare quindi un modello di welfare italiano che non sia il sostegno con la stampella ai poveri disoccupati, che questa poi è l'idea anche dell'ultimo testo unico che, grazie a Dio, è fermo in Parlamento, però, insomma, adesso che ci hanno tolto pure la disoccupazione come lavoratore dello spettacolo, sarebbe stato meglio se l'avessero approvato, tutto sommato, però, insomma, comunque fermo sarà, e no, adesso non si muove perché lì i soldi non ci sono. Però, insomma, lì l'idea manca completamente quello che c'è in una legislazione come quella belga, che dice che il lavoratore dello spettacolo è, per sua stessa definizione, un lavoratore intermittente, un lavoratore in continua autoformazione, e quindi questo tempo di autoformazione, di intermittenza, di ricerca del lavoro è esso stesso lavoro, e quindi in quanto tale ha diritto appunto a rapporti, insomma, a un sistema di welfare privilegiato, mentre in Italia è proprio il contrario, cioè non solo non c'è un sistema uguale agli altri, è proprio peggio di quello degli altri il nostro, tant'è che addirittura sono pochissime le lavoratrici dello spettacolo che prendono la maternità, per avere le cose sugli infortuni bisogna sempre fare le cause, insomma è veramente un sistema complicato, e questo è uno dei tavoli su cui stiamo lavorando.
Un altro è sui sistemi di finanziamento, qui ne abbiamo prodotto un, inizialmente era un decalogo, adesso sono 15 punti, che sono 15 punti qualificanti che noi come promotori del Cresco portiamo in tutti i tavoli a cui a forza ci facciamo invitare con le istituzioni, come diceva Gino prima, proprio per creare una trattativa con le istituzioni, perché noi crediamo moltissimo in questo elemento, cioè non si può prescindere dallo stare in quei tavoli dove le cose si decidono. Possiamo fare un'azione ovviamente di scontro frontale, noi queste cose le abbiamo spesso sostenute, insomma siamo stati al Cinema Palazzo, anche come credo siamo stati al Valle Occupata, abbiamo fatto le occupazioni del Metropolitano e via dicendo, però non è questo, non può essere l'unico orizzonte su cui ci muoviamo, siamo anche convinti che in questi tavoli bisogna sedersi e portare i nostri punti di vista. Per dire, su questa cosa della legge del Lazio, dove è andato Gino? Sparito? Ah, ok, mi spiace, vabbè lo dico così. La situazione è molto più interessante di quella che dipinge lui, nel senso che, come funziona? Come al solito, c'è il dirigente della Regione Lazio, loro hanno voglia di fare sta legge sullo spettacolo nel Lazio, il dirigente della Regione Lazio dice all'Agis, fatela voi, ok? E gli dà un elenco di una ventina di realtà che loro devono coinvolgere, va bene che sono sempre le solite, ovviamente lì dentro non c'è traccia di Feditart, non c'è traccia di Teatro del Lido, non c'è traccia di Cultura Bene Comune, non c'è traccia del Cresco, non c'è traccia di niente. Noi per caso ci finiamo perché uno dei nostri promotori e anche un associato dell'Agis e dice Cresco c'ha questo quindicalo, come si chiama, insomma 15 punti, insomma, e siamo andati. La realtà è che questi dell'Agis non hanno idea di cosa vogliono fare. No, perché uno poi delle volte ha in mente che ci siano questi grandi poteri occulti che hanno un'idea molto chiara di cosa vogliono e dice adesso noi vogliamo escludere questa roba qua. Delle volte è vero il ora, non siamo neanche ingenui, delle volte ce l'hanno e fanno finta di non averla, però vi giuro che in questo caso, allora, la dinamica è questa. C'è questo dell'Agis che hanno scritto una proposta di legge scopiazzandola qua e là da alcune leggi che esistono già in giro per l'Italia, senza nessuna idea nuova, senza niente di niente. Io credo, è una mia illazione, che il dirigente della Regione Lazio gli abbia mandato una sorta di opposizione da destra di questo comitato per lo spettacolo dal vivo, che se ne esce con delle frasi incredibili, tipo no, però non si possono sostenere i percorsi come quello delle officine perché riguardano piccoli territori, bisogna lavorare sulle eccellenze della regione, quindi bisogna lavorare sui teatri delle città, che poi vai a vedere, li gestiscono loro buona parte, no? Quelli tipo di Viterbo, di Rieti, di Latina e via dicendo. E noi diciamo, sì, ma qual è il progetto di questi luoghi? Perché sono i progetti che vanno finanziati, è la progettualità, no? Tu la progettualità innovativa la puoi fare ovunque, la puoi fare anche a San Vito Romano, che è un paese che ha 3.000 abitanti, o nell'area intorno a San Vito Romano. Cioè non è che perché la fai Latina è più importante, bisogna vedere qual è l'idea con cui che tu stai portando dentro, no? E quindi, quando noi cominciamo a parlare di questi nuovi modelli di gestione della produzione, della formazione del pubblico, della formazione di chi lavora nello spettacolo dal vivo, in realtà delle brecce ci sono lì dentro, è possibile farlo, quindi ha ragione Gino a dire che il 6 è un incontro importante, ma io direi anche di più. Perché non chiediamo di stare a ragionare su quella roba insieme a quel tavolo che stanno facendo? Perché vi giuro c'è uno spazio vero lì dentro per metterci della roba. Per dire una cosa che mi sembra sia passata, ma adesso vediamo perché finché non lo vedo non lo credo, poi magari sarò smentito dai fatti, è che gli abbiamo chiesto una sorta di finanziamento, una sorta di start-up sulle compagnie giovani, sugli under 35 sostanzialmente, immaginando un ventenne che crea una compagnia di produzione nel Lazio e vuole accedere a una sorta di finanziamento pubblico. Per esempio, questa cosa si è riusciti a mettercela dentro questa ipotesi su cui stiamo lavorando. Quindi questo per dire che in realtà uno spazio lì dentro c'è e quelli sono i luoghi dove bisogna farsi sentire anche. E quindi noi su questo, insomma, crediamo che possa essere una modalità che ci può portare verso dei risultati utili. Questo vale sul Lazio, però insomma lo stiamo provando a fare anche su altri livelli, sul Ministero e su altri contesti regionali e via dicendo. Poi per chiudere, e manco un minuto e finisco, questa introduzione di cosa il Cresco sta facendo,
sta sviluppando l'altro tavolo su una cosa che si chiama un codice etico, che sono dei punti minimi su cui noi come operatori ci impegniamo a non andare mai sotto nel rapporto con le compagnie, cioè il rispetto proprio minimo del lavoro degli artisti, perché poi noi spesso siamo molto pronti a dire l'istituzione non fa, la cosa non fa, però spessissimo siamo noi stessi una zavorra del nostro stesso sistema. Poi si può capire molto spesso anche perché ciò accade, perché ci sono delle condizioni di sussistenza veramente complicate, però riconosciamo anche che invece ci sono contesti nel nostro mondo dove le economie un pochino ci sono, e sempre l'anello debole è quello degli artisti, per cui non vengono pagati, non gli vengono manco dati i rimborsi viaggio, insomma ci sono queste modalità abbastanza scorrette. Va bene, quindi su questo chiudiamo l'appuntamento che invece vi do in questo fittissimo intrico di appuntamenti, e questo è il 25 novembre alle 17, dove come Cresco insieme a 0.3, perché non l'abbiamo fatta solo noi questa ricerca, l'ha promossa anche 0.3 e con Fondazione Fitzcarraldo, a cui l'abbiamo commissionata, presentiamo i risultati di questa ricerca, che ha avuto una risposta molto importante. Sono quasi 1200 questionari compilati, è un dato enorme, non esiste nessuna ricerca compilata su base volontaria con quel livello di complessità di settori analoghi in Italia che ha avuto una risposta simile. Quando lo raccontiamo tutti dicono ma ci saranno state 100 risposte, quindi saranno dati veri perché vanno a toccare l'1,5% più o meno dei lavoratori del settore. Allora quei dati sono una base di tutti che dobbiamo usare, come dicevate voi prima, proprio per dare una fotografia vera, attendibile di quello che noi siamo, e per lanciare proprio delle campagne di riconoscimento dello specifico di noi che siamo operatori di questo settore come lavoratori, e delle imprese che lavorano nel nostro settore come appunto attività imprenditoriale anch'esse, che quindi creano una forma di ricchezza, di economia e di sviluppo nell'ambito in cui lavorano. Quindi se verrete, insomma, sarete i benvenuti, e comunque questi dati poi saranno messi a disposizione, speriamo siano utili, c'è una fotografia vera del nostro mondo. Grazie. Non so se ci sono delle domande, qualche delucidazione o qualcosa, se no ci avviamo a chiudere questo momento di, diciamo, di così, di incontro, di un po' di riflessione. Tu dovevi dire una cosa, va bene. Allora, dai, vai. E poi intanto volevo un attimo, visto che c'è anche lo streaming, ricordare un po' gli appuntamenti che si sono lanciati, che credo che sono tutti importanti, che cerchiamo anche di attraversarli, anche per farli sapere, perché poi questa cosa dello streaming poi abbiamo visto che poi la gente se lo va a rivedere, quindi ok. Allora il 18 novembre c'è l'incontro al Cinema Palazzo, giusto? E il 25 novembre c'è la presentazione dei dati del Cresco, al sito progettocresco.it per chi è interessato. Il 10 dicembre c'è l'appuntamento alle 10:30 al Teatro del Lido, che è stato lanciato precedentemente sul discorso anche rete, spazi ma non solo, e anche compagnie e quant'altro. E il 20 dicembre è ancora da focalizzarlo maggiormente, quello di cultura bene comune. No, io chiaramente, velocemente, volevo chiaramente ci faceva molto piacere, come dicevamo all'inizio, come attraversamenti molti, che ci fosse questa presenza di tutte le situazioni che stanno creando un grande attivismo culturale e politico, e non solo nell'area metropolitana di Roma, ma anche chiaramente creando delle brecce verso a una realtà nazionale. Sono d'accordissimo con quello che veniva detto prima da Eleni, nel senso che in questo momento la cosa molto interessante, che è quello che volevamo anche cogliere con questo titolo, Insorgenze culturali, è che non c'è soltanto, come per anni ci siamo trovati soltanto ad avere una posizione difensiva, ma c'è questo elemento offensivo, ma veramente di produzione forte di senso e di volontà di creare dei sistemi altri, che mi sembra una cosa non scontata, e che credo che nasce anche grazie al fatto che c'è stato comunque un lavorio anche più carsico, più sotterraneo, però per molti anni, e sicuramente Roma come area metropolitana ha prodotto tantissimo, tutta l'esperienza dei centri sociali, l'esperienza comunque delle produzioni indipendenti, quindi c'è stato il lavorio fatto continuamente all'interno dell'università anche da generazioni diverse, quindi adesso c'è Anomalia Sapienza, e comunque è stato un luogo, sempre un fulcro di pensiero, e quindi credo che sia un momento veramente, da questo momento paradossalmente in un
un momento di crisi come questo, durissimo, però c'è un fermento in atto e veramente se non ora, quando, nel senso che è ora il momento per fare delle, per avanzare delle proposte, per fare delle lotte e per cercare anche di ottenere, di costruire delle alternative. La cosa più interessante è che nonostante che ci sono anche delle diversità, però mi sembra che ci sono veramente, questo l'abbiamo riscontrato in vari appuntamenti, in vari momenti che abbiamo siamo incontrati in ragionamento comune, che ci sono veramente delle traiettorie simili ed è una cosa eccezionale, non è una cosa, c'è cioè un'atmosfera importante, credo, questo, da questo punto di vista, e questa voglia di mettere anche questo grande sforzo, questa grande generosità, perché c'è anche un grande sforzo e generosità in tutta questa costruzione, però veramente di voler creare qualcosa che cambi l'esistente. Quindi rispetto a questo veramente grazie a tutti, do la parola a Isabella che voleva dire qualcosa, e volevo anche ringraziare il Sale che è stato citato prima, il Sale Docs, che ci doveva essere, che salutava tutti quanti, solo che stanno nel 17 e fanno un'azione proprio nella giornata del diritto allo studio, fanno un'azione alla Biennale, quindi stavano preparando quella e ci sembrava più bello che rimanevano a Venezia a lavorare a questa giornata. Comunque li salutiamo, insomma stanno dei complici dei nostri percorsi, insomma, ci saranno altre occasioni. Grazie. Sì, ecco, l'altra data importante è sicuramente domani, 17 novembre, in cui appunto l'università e le scuole scenderanno in piazza nuovamente. Penso che momenti di discussione come questa siano molto utili, ma che veramente dobbiamo incominciarci a prendere un po' tutti sul serio e appunto non farci bastare il fatto di descrivere la nostra identità sicuramente molto forte, sicuramente ognuno nei propri modi, costruita in anni di fatiche e di sacrifici, ma appunto vedere negli altri non solo differenti ma elementi, come diceva Elenia, moltiplicatori delle nostre istanze. Per cui ecco, io penso che questa agenda che è venuta fuori oggi potremmo prenderla sul serio a iniziare da noi che siamo qui, non pensandoci come realtà monolitica in cui se io come studentessa partecipo vuol dire che tutto il movimento studentesco partecipi. È una cosa che va costruita, è una cosa che va costruita la connessione fra identità anche molto differenti ma sicuramente che hanno obiettivi simili. Per questo se qualcuno magari vuole lasciare le mail, perché poi diciamo facciamo rete, la rete è libera, è lì, noi possiamo fare appunto, possiamo immaginare dei modelli organizzativi come più ci sono utili e incominciamo veramente a dare seguito alle cose che diciamo. Grazie a tutti, per chi vuole adesso c'è un aperitivo e una serata organizzata insieme al Teatro Valle Occupato con proiezioni video, spettacoli teatrali e musica dal vivo. Grazie a tutti. Il 18 c'è l'ultimo appuntamento di attraversamenti multipli pure. Dopo l'assemblea ci va a palazzo. Dove si lasciano le mail?